Le uniche due forze al mondo capaci di portare alle lacrime miliardi di persone sono lo sport e la musica. DJ Showtime con Gianluca Gazzoli. Vi racconterò tutte quelle volte in cui la musica ha reso indelebile un gesto atletico o in cui lo sport ha portato la musica nell'Olimpo. Sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Che spettacolo! Ma venendo ai coinquilini, allora, le storie di questo documentario, Sergio, tu l'hai visto questo documentario? No, non l'ho visto. No. Lo vedrai? Assolutamente, sì. Perché sono storie pesanti, Sergio, però anche la tua diceva, cioè storie di gente che va a casa delle persone e poi non si leva più di lì, cioè non si levano più e tu non sai come fare per mandarli via. A te cosa è successo? Anche perché non si poteva levare più di lì, perché io nel 2010, mi trasferisco in un'altra città per lavoro, vado in un appartamento in condivisione e dopo circa un mese e mezzo torno a casa la sera dal lavoro e il mio coinquilino mi ferma e mi dice: guarda Sergio, ti devo dire una cosa molto importante. Sì. E io comincio a pensare: boh, oddio, non lavate bene i piatti, cose di ordinaria amministrazione, cose da coinquilini. Andiamo in cucina: guarda Sergio, è successa questa cosa, morale della favola, di là c'è mio fratello agli arresti domiciliari. Ah, come dici? Cioè era già lì in casa, cioè non è domani sì, se vuoi, arrivato, volevo valide, chiederti di ospitare. No. Assolutamente no. E quindi ovviamente un po' di impreparazione iniziale. Cioè questo c'aveva il fratello in libertà vigilata, era così? Sostanzialmente tornato in Italia all'aeroporto, è stato condotto gentilmente. Diciamo che nella valigetta non c'erano solo i calzini. Non lo voglio neanche sapere, morale. Ma tu non sai neanche perché era in libertà vigilata? No, cioè, perché era stato condannato. Ah, lo sai, ok. Però sì, immagino, se l'hanno fermata all'aeroporto, immagino perché i souvenir che aveva, ha portato. Aveva dei conti in sospeso, dei conti in sospeso. Mamma mia. Ok. No, sì, però quindi diciamo dire, sono devo due crimini dire... che non c'è una pericolosità per le persone diretta, però sono ovviamente illegali. In qualche modo li devi gestire una volta che torni. Quindi dopo tre mesi, insomma, la convivenza è durata tre mesi, circa da ottobre fin verso Natale, però devo dire che alla fine si è risolta molto bene, ecco. E nonostante una cosa molto carina erano le sveglie notturne, perché giustamente le forze dell'ordine ogni tanto arrivano e suonano il campanello. Perché ma sai che questo me lo sono sempre chiesto, cioè quando uno è lì così poi vengono veramente a controllare o come quando ti dicevano: oh, se hai il Covid stai a casa, perché passano. Io in realtà non ho mai sentito nessuno, però quindi fanno il loro lavoro, passano a qualsiasi ora, quindi magari qualche volta a mezzanotte, qualche volta alle 2 di notte, alle 3, alle 5 del mattino, quindi certo. E lui è sempre stato a casa, lui è sempre stato a casa, sì, trovato sempre giusto, infatti dopo tre mesi è finita, insomma, la faccenda. Ah, perché non aveva più questa esigenza e quindi si è andato. Ma e la convivenza, cioè, come era attaccato Bottone con uno in libertà vigilata che si trova sul tuo divano all'improvviso? Ah, sai, così del più del meno, si parlava, ogni tanto ci faceva la torta quando tornavamo a casa. Ce lo metteva lo zucchero a velo sopra sulla torta? Sì, ne ricordo qualcuno. Quello con poco dello zucchero a velo messo lì, porca miseria. Sì, vabbè, però insomma, dai, alla fine era è andato un po' tutto. Come vivere con la nonna, diciamo, no? Perché lui lavava i piatti, faceva la torta, faceva così. Sì, comunque dava una mano a casa, eccetera. Esatto, e senti, questo racconto, cacchio, è un aneddoto che comunque in compagnia ti fa sentire Po'. Dopo 12 anni, era il 2010, dopo 12 anni ancora me lo spendo su Facebook, ogni tanto ritiro fuori il ricordo. Minchia, è una roba, è una cosa che tu ti giochi, sì, cioè, sai, il caffè, non ho so, convissuto, conosci... ho convissuto tre mesi esatto, con uno, sì, porca miseria, mamma mia, mamma mia. Sì, sì, e, sì. E invece il fratello, quello non condannato, lo vedi ancora, senti ancora? No, dopo, io perché dopo un anno ho cambiato casa per altre motivazioni, no? Però ah, non ok, ti sei spostato tu alla fine, ti mi sei sono spostato in un'altra casa con altri due coinquilini e anche qui devo dire che ne sono successe, però vabbè, qui... Senti, ma qui, i tuoi genitori erano preoccupati? Mi immagino un ragazzo che vive non gliel'hai detto. No, non gliel'ho mai detto. Ci sta un po'... Alla fine avevo 30 anni, quindi... Un po' li capisco. Va bene. Abbastanza vaccinato. Va bene, Sergio, grazie per la telefonata, ti mandiamo un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio. Buona giornata, ciao.
Io sono Carlo Lucarelli. Ho raccontato misteri risolti e eventi che hanno cambiato tutto. E sono tornato con un'altra incredibile stagione di Di Giallo. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Lo chiamano Podcast to Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.